Allora, Cleto Beclani, sì. Stavo sbagliando, siamo alla quarta edizione della festa dei cuochi galluresi. Esattamente. E lei è il promotore? Sì, diciamo che l'idea è stata la mia, però grazie all'aiuto di altri 280 cuochi riusciamo a realizzare queste cose. Quali progressi sono stati fatti dalla prima edizione fino ad oggi? Se vogliamo passare subito al lato materialistico, vi posso solo dire che nella prima edizione abbiamo raccolto 16.000 euro, nella seconda 20.000, nella terza 30.000. Quella di oggi dobbiamo avere il tempo di mettere insieme tutti i tasselli, però penso che sia andata abbastanza bene perché la festa è stata abbastanza diciamo trafficata, c'è stata molta gente, quindi speriamo che siamo stati anche di buon cuore. Ascolti, Cleto, lei è un cuoco... Dove esercita? Io non so niente, quindi... Allora, io opero a Budoni, diciamo che è l'ultimo paese... Dove? A Budoni. Ah. Budoni che è l'ultimo paese a sud della provincia di Olbia Tempio, e lavoro in un villaggio lì a Budoni, insomma. E quali sono i piatti che i clienti richiedono e che lei propone anche? Allora, io lo dico e lo ripeto sempre. Bisogna cercare di fare sempre più cucina gallurese, perché io vedo che quando proponiamo ad esempio la zuppa gallurese e andiamo in giro anche in Italia, anche fuori dall'Italia, e proponiamo questi piatti, sono molto apprezzati. Quindi sicuramente la zuppa gallurese è uno dei piatti da continuare a proporre perché mi piace moltissimo. Cleto, lei di dov'è? Allora, io sono di Ponte di Legno, ecco perché quindi non a caso ci troviamo un qua. Leghista d'occhio. Un leghista doc. Ecco, noi a caso ci troviamo in questa vetrina gastronomica bresciana perché io provengo da queste terre, anche se ormai vivo in Sardegna da circa 36 anni e quindi a tutti gli effetti mi sento gallurese. Allora, adesso ci deve fare un regalo, una ricetta velocissima del suo paese e poi una ricetta anche della nostra Sardegna che ha imparato lì qua. Allora, io le posso raccontare la zuppa gallurese, visto che parliamo di perfetto. Quello, e poi il mio collega Marco Bessi vi racconterà qualcosa di Ponte di Legno. Perfetto. Allora, la zuppa gallurese come si fa? Chi gliel'ha insegnata? Allora, sicuramente mia moglie, perché mia moglie è gallurese d'occhio, di Budoni, quindi chi più di lei o più di tutti i galluresi possono sapere come si fa la zuppa. Qual è il segreto di questo piatto? Allora, diciamo che la zuppa è un piatto di per sé abbastanza semplice, però bisogna stare attenti a certi piccoli accorgimenti per non rovinare il prodotto. Quindi, detto questo, le dirò che la zuppa gallurese si fa con il pane raffermo. Anticamente anche adesso si può usare il pane all'olga, che è il pane a cerchio per intenderci, che è il pane tipico di qua. Poi ci si mette del formaggio vaccino e si intervalla, diciamo, tipo una lasagna a strati, pane, formaggio e un profumo di menta. Si fanno quattro strati, poi prepariamo un brodo di pecora misto, io preferisco farlo misto con un brodo di manzo, perché solo pecora sarebbe un po' pesantino. E qui la parte più difficile è proprio questa, è nel bagnare la zuppa, perché se la bagniamo poco non otteniamo un buon risultato, se la bagniamo troppo sbagliamo comunque a fare la zuppa. E il passaggio più importante è proprio il saper dosare il brodo. Prego, grazie. Prego.